Giambo, ciao a tutti da Malindi Kenya e il suo canale YouTube da Freddy del Curatolo. Siamo a 100 giorni dalle elezioni nazionali del Kenya che si terranno il 9 agosto del 2022. E abbiamo deciso quindi di fare periodicamente un aggiornamento, ma anche un'introduzione, una spiegazione di quello che saranno le elezioni, dell'importanza della tornata elettorale in questo paese, in questa democrazia giovane, in questo multipartitismo giovane. Oggi, a 100 giorni dalle elezioni, iniziamo a configurare un po' quello che è il panorama politico, ma soprattutto la storia elettorale di questo paese, per arrivare a capire quanto sono importanti le elezioni quest'anno nel 2022, perché quest'anno si celebrano anche 30 anni dalle prime elezioni libere, vere e proprie, in Kenya. Era il 1992 quando, su spinta degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, il presidentissimo allora Daniel Arap Moi ristabilisce la possibilità di creare partiti politici. Di fatto l'unico partito era il suo, il KANU, perché alcuni anni prima l'altro partito politico, capitanato da Oginga Odinga, già leader dell'opposizione del primo presidente Kenyatta, era stato messo al bando per accuse di cospirazione. Odinga era stato anche arrestato. Quindi nel 92 prime elezioni cosiddette libere, ma vuoi anche il peso di Arap Moi, vuoi soprattutto la non abitudine della popolazione locale alle elezioni, il presidente Moi viene eletto con un margine anche altissimo, come succede spesso in alcuni regimi totalitari mascherati da democrazia. Ebbene, nel 97 Moi ovviamente si ricandida e l'opposizione è ancora abbastanza disorganizzata, ma più forte, soprattutto nei comizi e nelle manifestazioni. Quindi Arap Moi vince, ma con un margine molto più basso che in precedenza, e soprattutto dovrà governare per gli ultimi 5 anni, perché il cambio della Costituzione, che prevede il multipartitismo e le libere elezioni, prevede anche che un presidente non possa candidarsi per più di 2 mandati. Quindi nel 2002 si arriva alle prime elezioni che potranno decidere un presidente, non per dinastia, per successione, come era avvenuto tra Kenyatta e Moi, ma per la decisione popolare. Quindi Moi cerca di candidare come suo successore il figlio del primo presidente, l'allora giovanissimo Uhuru Kenyatta, mentre invece l'ex vicepresidente di Moi, Kibaki, decide di optare per un suo partito, una grande coalizione chiamata National Rainbow Coalition, e grazie alla sua abilità di riunire tante etnie, come sapete il tribalismo è sempre stato un problema e poi lo vedremo in futuro del Kenya, riesce con una abile mossa politica e di alleanze appunto a radunare gran parte delle etnie. Questo fa sì che Mwai Kibaki vinca e diventi il terzo presidente del Kenya, un presidente finalmente democraticamente, liberamente eletto. Mwai Kibaki quindi dal 2002 al 2007 governa il paese. Nel 2007 si può ricandidare, ma nel frattempo l'opposizione, guidata dal figlio di Oginga Odinga, ecco, ricordate quello che era stato messo al bando da Moi, Raila Odinga, l'opposizione di fatto diventa un'opposizione quasi tribale, perché Kibaki è un Kikuyu, la tribù più importante da sempre al governo e comunque nelle camere, nelle sfere alte del Kenya. Odinga è un Luo e con sé porta anche tutte le altre etnie scontente dell'egemonia Kikuyu di tanti anni. E quindi queste elezioni sono parecchio infuocate, quelle a cavallo tra il 2007 e il 2008, le cosiddette elezioni di Capodanno. Diventa quasi un fatto tribale, e quando ai dati iniziali che vedono Odinga in netto vantaggio, in pochi giorni si ribalta la situazione
e Kibaki viene eletto, scoppia il caos. Un caos che ha portato il Kenya sull'orlo della guerra civile, della guerra etnica, che ha causato più di 1200 morti, bruciate case, chiese, intere villaggi, e che per due mesi ha messo davvero in pericolo questo paese, fino a quando le Nazioni Unite e il loro leader di allora, Kofi Annan, riescono ad intervenire in maniera propositiva per ristaurare la pace e soprattutto mettono d'accordo Kibaki e Odinga con una modifica della Costituzione che prevede che Kibaki continui a governare come Presidente della Repubblica mentre Odinga diviene primo ministro. Questo per un po' ristabilisce le cose, fino a quando le elezioni del 2012, Kibaki, non potendo più candidarsi, appoggia questa volta con successo Uhuru Kenyatta, che in libere elezioni, che non vogliono essere assolutamente violente, sconfigge Odinga, il quale timidamente accusa il governo di brogli, ma di fatto le cose vanno avanti tranquillamente fino al 2017. Nel 2017 invece Odinga, contro ancora Kenyatta, non accetta assolutamente la sconfitta. Questa volta le accuse di brogli sono pesanti, anche confutate, tanto che l'alta corte di Nairobi decide di cancellare le elezioni. Questo crea alcuni tumulti non gravi come quelli del 2007, repressi anche a volte in maniera piuttosto pesante dalla polizia, specialmente negli slum di Nairobi, ma le elezioni si tengono ancora. Questa volta però Odinga ha un atteggiamento ostile nei confronti del replay delle elezioni e quindi di fatto annuncia la sua sconfitta anche senza bisogno che ci sia un grande contest. Questo porta a malumori, specialmente all'interno del Parlamento, che possono sfociare ancora in violenze. Conoscendo insomma il background del passato del paese, Kenyatta e Odinga iniziano un colloquio propositivo che sfocerà nel 2018 nel cosiddetto handshake, cioè la stretta di mano che di fatto allea maggioranza e opposizione per riforme nuove. Alla fine queste riforme, che puntano sull'eliminazione dei concetti che portano al tribalismo, ovviamente è positiva, con tutte altre iniziative raggruppate sotto questa egida della BBI, Building Bridge Initiative, ovvero costruiamo un ponte insieme. In realtà questa BBI potrebbe portare anche a un escamotage per continuare a far governare il presidente Kenyatta insieme a Odinga, restituendo appunto la formula del presidente del Consiglio e del primo ministro. Ma l'indipendenza della magistratura dimostra ancora una volta in Kenya che l'alta corte, la corte suprema del Kenya, può annullare certe richieste. Vedendo in questa iniziativa un conflitto di interessi evidente, non la approva. Quindi arriviamo praticamente adesso alle soglie delle nuove elezioni con una situazione del tutto inedita, ovvero maggioranza e opposizione che di fatto si presenteranno insieme. Il candidato è Odinga, ma il presidente attuale, Uhuru Kenyatta, che non può ricandidarsi, lo appoggia, mentre il vicepresidente William Ruto, che è stato negli anni da una parte e dall'altra la longa manus, la regia occulta dei due governi, specialmente in tempo di elezioni, ma adesso è vicepresidente, si candida per la prima volta, con grossa presa sulla popolazione. Ma di questo ovviamente vi parliamo nella prossima puntata. Seguiteci e vi spiegheremo tutto l'avvicinamento alle elezioni 2022 del Kenya e tutti i suoi risvolti. Sempre sul canale YouTube di Malindi Kenya, iscrivetevi, seguiteci. Da Freddy del Curatolo, arrivederci, ciao, Kwaheri, alla prossima!